basta guardare i giornali di questi giorni per ricordare a qualcuno che sta dall'altra parte della barricata che fino a ieri gridava allo scandalo e quasi eravamo appestati perché cercavamo di difendere un governo legittimo. Non solo eravamo appestati, ma quasi quasi si vergognavano di parlare con noi. Oggi, con una sentenza che dice tutto e completamente il contrario di quanto è stato detto in questi anni, guarda caso questi signori non si fanno sentire. Allora, senatore Scilipoti, io le ho dato la parola perché, signor Presidente, per un motivo grande, ben preciso. Io ho grande stima di lei, so che lei esercita il suo ruolo in modo meraviglioso, cerca di garantire tutti i presenti all'interno di quest'Aula, però la pregherei, signor Presidente, che chiami lei o faccia una riunione per capire effettivamente ciò che si è verificato la sera di venerdì sera, per capire che cosa si è verificato e se c'è stato un atteggiamento scorretto nei confronti di un parlamentare, che il vicepresidente si assuma la responsabilità e chieda scusa pubblicamente. Grazie. Non mi aveva chiesto la parola per un altro motivo. Scusi. Il numero legale avevo chiesto. No, se l'ha scordato. No, non me lo sono scordato, l'avevo già detto in precedenza, signor Presidente. Mi dispiace che lei non se lo sia ricordato. No, cerchiamo di.